Buongiorno. Ciao. Aiuto. Emozionata? Molto. Prima si mangia però. Cioè, quell'emozione che non chiude lo stomaco. Devo rendere le unghie molto più omogenee. Va, che differenza. Allestisci e sistemi il... Come si chiama? Set. Allestisci e sistemi il set. Ogni volta che svuoto questo ambiente mi rendo conto di quanto sia grande. Allora, ok, manca questo. Si può anche pulire. Ok. Sei pronto? Ora tocca a me. Dai. Direi. Andiamoci a sistemare. Sì, sistemare la parola giusta. Per una coda così e basta. Se mi viene. A sto punto. Ora, un po' di colore. Bello. Beh, ci ho impiegato 40 minuti, ma proud. È una cera? È una cera in stick, così, e poi c'è questo pennello. Mi sembra ne usi tante, però vabbè. Guarda, sinceramente, posso, chi se ne frega. Però effettivamente il fatto che non vai a tocchicciarla con le mani. Ho questo che ha le setole. Consiglio mio, c'hai un... Questo è un capello qua. Va bene, ma è abbastanza attaccato. Posso? Ho messo... Cioè, questi sono sotto, sono lunghi. Ho messo una forcina. Alla faccia del tu ci stavi litigando, meno male ci litigavi. Ci ho impiegato 40 minuti prima a fare la mezza coda, poi fammi vedere solo... La fronte, guardami.
È dritta. Sì, ma che si fa qua? Questo lo taglierei proprio, questo. Oddio, Jimmy, sono capelli. No, taglialo. Ma dai, è un mezzo capello. Ma cosa tagli? Ma sei pazzo? Ma dai, un capello, mezzo capello, via. Però, va, non tocchicciare con le mani, vai, va bene. Questa base, sì, bella attaccata al pavimento, okay, quindi ti permette anche di fare movimenti come stacchi, e squat, pesi, che con scarpe così ti danno un po' di instabilità. No, infatti. Ciao, sono Silvia Fashions, fondatrice e trainer in Bloomwell, piattaforma di benessere e fitness content creator. Però la luce ti prende bene in... Sì, bellissimo. In corpo. Ma, perfetto. Va bene. Sì, sì, sì. Snocciolare. In questo workout andremo a fare un full body active, quindi andremo a portare sui battiti con esercizi composti che non solo vanno ad allenare il corpo ma anche la mente, perché c'è un pochino da pensarci mentre si eseguono. Andremo a focalizzarci sulla parte superiore del corpo, quindi andremo a lavorare molto sull'upper e sul core. Lo faremo con dei movimenti ispirati all'animal flow, quindi movimenti in quadrupedia. Ho ricomincio, sì. Quanti ne fate voi? YouTube una settimana. Posso dire? Dove parlo. 15, quanto è? Quindi, soprattutto per Instagram, è molto personale. E non posso stoppare. Stop. No, per dire, cioè, magari aspettavate voi me. Questo come dammi il nome di questo esercizio qua. Questi te li posso comunque scrivere e mandare tutti, eh. Il core o i glutei? No, secondo me o il primo o il secondo. Ok. Va bene. Yes. Questi metteremo due a destra, due. Per me va bene. Ok. Quindi, e il terzo ce l'abbiamo. Il terzo è andato. Per cui l'ordine sarebbe... Li chiamiamo bike hold-ups. Ah, ok. Io le chiamo spinta in tartarughina perché non hanno un nome, cioè... Ok. Allora, secondo me qui è per... Scandaloso, non sei neanche sudata. Ma non è vero. Allora, l'ultima cosina che ci manca è... Allora, com'è andata? Da Dio. Sta brava? Da sta brava? Dio. Brava e carina. Super carina. Carina. Ah, c'ho la gola secca. Allora, com'è stata questa esperienza? Voglio vedere il risultato finale perché ancora non ci credo. Cioè, non me lo posso immaginare, non ci credo. Non so, sembra che non ho fatto niente. Sì, così. No, sono super gasata. Quindi questo vlog, cioè, uscirà tra un mese e mezzo? Sì, tra un mesetto e mezzo, sì. No, ma sai cosa? Quello che faccio io è sempre quello di minimizzare tutto quello che faccio. Non gli do mai troppa importanza, lo faccio sempre un po' all'ultimo. Sì, dai, vabbè, no, sì, ok, yeah. Invece questa volta ho veramente voluto impegnarmi nel dargli importanza, nell'impegnarmi a far curare tutti i dettagli, che veramente può essere una cavolata, però dalle unghie ai capelli, cioè solitamente io arrivavo, che ne so, all'ultimo, dicevo, avrei dovuto prenderlo, e vabbè, no, mi sono impegnata, sono arrivata, pronta, poi vabbè, ho fatto la prova a capelli all'ultimo, ma questo perché sono io fatta così, perché per il brivido, puoi, il brivido, oh, il brivido ci vuole. Perdere il pelo ma non il vizio, com'è che si diceva questo? Dopo perdere il pelo ma non il vizio. Però questa volta anche tipo mandare i test di interviste, eccetera, insomma, mi ci voglio impegnare davvero. Hai pensato? Per una volta mi do importanza. Bravo. E tu? Lei ha
presenziato durante tutto il video. Era sulla ti farei vedere la faccia di Luna sulla poltrona a dormire, sentiva russare mentre mi allenavo. Bravo, grazie, molto contenta. Ci siamo, è passato un mese e mezzo da quel giorno che avete appena vissuto insieme a me. Che dire, sono Somerset! Sono stata nominata trainer del mese di giugno. E ho questo mio spread di 2 pagine dove c'è una breve intervista dove racconto e spiego il mio metodo, poi una biografia e uno dei 4 workout che ho pensato. Sono super super contenta, sono super super emozionata, è una gran bella soddisfazione e capita proprio a pennello perché è appena, anzi domani, se vedrete questo video domenica 16, domani uscirà il mio nuovissimo programma di allenamento su Bloomwell ed è una bomba, io ve lo giuro, ve l'avevo già raccontato in altri vlog che vi raccontavo che ci stavo lavorando, ma è veramente venuto bellissimo, infatti non vedo l'ora di raccogliere tutti i vostri feedback. Sono tutti allenamenti studiati in stile PHA, quindi si va a lavorare alternando parti contrapposte del corpo per favorire la circolazione. È un tipo di allenamento che mi ha anche a me molto cambiato a livello fisico, a livello di pesantezza delle gambe post allenamento, gonfiore eccetera, e sono sicura che soprattutto per l'estate lo apprezzerete molto perché ci sono praticamente 0 attrezzi che possono, e quelli che ci sono possono essere sostituiti con bottiglie di acqua o la sedia al posto del box. Quindi niente, io sono molto molto felice, sono molto esaltata, spero che tutto questo possiate anche viverlo, così che possiate apprezzare e capire perché mi sento mia scelta. E basta. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi saluto e spero di rivedervi presto e di allenarmi insieme a voi su Bloomwell. Ciao ciao! Mua!